dibattito importante che ci permette anche un ponte con quella tradizione cristiana senza la quale non si farà il futuro. Voi siete comunisti, c'è la tradizione comunista o socialista, meglio quella di Gramsci che non quella degli altri, poi c'è la tradizione cristiana, poi c'è quella delle minoranze che se aspettiamo fino alle 5 mattina ve racconto. Ecco, quando queste tre tradizioni, perché il futuro si è sempre fatto con le tradizioni, non con le puttanate, con le invenzioni, se potranno reincontrare, allora ci sarà un futuro per questo paese. Ecco come si fa per distruggere questi qua. Allora, questo è uno dei punti, a proposito di resistenza, che si possono aprire con la tradizione cristiana. Peraltro, loro che stanno sempre più un passo avanti a noi, già a Sesto San Giovanni le anni ha fatto un bellissimo lavoro sulla resistenza non violenta, che anche qua si potrebbe invitare qualcuno di questi, no? Visto che questo lavoro l'hanno fatto, da testimonianza, gli invitavo, sentivo le loro storie, perché alla fine, come quelle di oggi che c'è, avevo sentito qua, sono delle storie. Non parlo più, però questa ha deciso Gianluca di farla e noi la famo. Ti è affezionato? Sì. Ma voi! Trappico dal centro, pedala sopra il sud, triciclo e fischia a porte alla Garibaldina. Il carico che piega le sue gambe di ingiustizia, la vita è dura per tante di anni. La vita è dura per tante di anni. Quella di tante di anni, ma non su quella di